ieri mi sono dimesso dalle cariche operative della REIA, quindi non sono più presidente né della REIA SPA né della REIA SRL. E abbiamo nominato Federico Casarì presidente della REIA, sia della REIA SRL sia della REIA SPA. Può applaudire. Per gli ovvi motivi di conflitto di interessi e quant'altro, insomma, non c'era nessun conflitto di interessi, però per non dare adito, per l'ennesima volta, da attacchi strumentali, eccetera, eccetera, e battutine varie, ho preferito così. I programmi della REIA e della società restano assolutamente immutati, resteremo comunque, insomma, assolutamente all'interno, anche perché, insomma, la REIA è dentro il gruppo, perché, insomma, continueremo a finanziare lo sport in questa città, come abbiamo sempre fatto. È la cosa, la nota, diciamo, se vuole, un po' triste, è dover abbandonare una società del genere, però va bene così, insomma, va bene così, e lo faccio con piacere per quanto riguarda Federico, perché è una persona assolutamente straordinaria e si merita, insomma, di prendere questo ruolo, insomma. Intanto grazie a tutti di essere qui presenti. Innanzitutto voglio ringraziare il dottor Brugnaro, il consiglio di amministrazione e la proprietà che hanno visto in me la persona che poteva succedere alla carica di presidente. Per me dire che è un onore è dire poco, perché, insomma, è qualcosa di particolare, è un'emozione, è qualcosa che rimane dentro anche per tutti questi anni che abbiamo questo progetto, questo percorso che abbiamo iniziato ormai 9 anni fa. Cosa posso dire? Posso dire che sono, al di là di essere orgoglioso di poter rappresentare, ci sarà il massimo dell'impegno, della dedizione per continuare questo progetto, questo percorso, che non è legato solo, come sapete tutti, alle prime squadre che sono il fiore all'occhiello, ma parte dal settore giovanile, dalle famiglie, dalla città. Quello che siamo riusciti in questi anni, penso tutti quanti insieme, lo staff è completo. Spesso il dottor Brugnaro ricorda da Nendo in poi quello che siamo riusciti a fare, a legare una città, Mestre Venezia, la città grande di Venezia, dove tutti possono tifare, tutti possono gioire, portare le famiglie ed essere partecipi di un progetto che immagino, come diceva il Presidente e il Dottor Brugnaro, sia qualcosa che possa andare avanti nel tempo e possa costruire i nostri giovani, non solo per atleti, ma che possano essere cittadini di domani. Grazie.